Allora, buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti. E siamo qui per esporvi, diciamo, i risultati un po' e le attività che abbiamo condotto su questo progetto. E abbiamo trattato l'elettrosmog, diciamo, come fenomeno ambientale e in particolare le emissioni della stazione radiobase, di una stazione radiobase per telefonia cellulare. Io adesso vi introdurrò un pochino quelli che sono stati i primi passaggi e poi lascerò la parola ai ragazzi per far descrivere, diciamo, in modo anche diciamo dettagliato l'attività di misura che abbiamo fatto proprio in campo. Io anziché ringraziare la fine, ringrazio l'inizio, perché questa è stata un'esperienza particolarmente, come dire, importante per i ragazzi, soprattutto perché è una tematica molto tecnica e quindi spiegarla e capirla non è facile. I programmi scolastici dei ragazzi e il tempo a disposizione in qualche modo ci hanno, diciamo, dato dei vincoli abbastanza importanti e siamo riusciti però a raggiungere degli ottimi risultati cercando in qualche modo di spiegare la tematica in modo semplice, quindi anche per noi è stata veramente una grande occasione, una messa alla prova notevole. E i ragazzi si sono veramente impegnati e soprattutto, diciamo, si sono sforzati e poi alla fine hanno ottenuto di capire determinati concetti che sono alla base per l'effettuazione proprio di una misura in campo. E siamo partiti dagli aspetti teorici, quindi parliamo di fisica, di elettrotecnica, cos'è un campo elettrico, cos'è un campo magnetico. Io qua non sono entrata nel dettaglio perché voglio solo, diciamo, farvi capire un po' il percorso che è stato seguito dai ragazzi. E cos'è un'onda elettromagnetica? Non si vede, non si sente, quindi non si percepisce. L'unica cosa che si può fare è andarla a misurare. Quel numerino ci dice che in ambiente c'è un campo elettromagnetico, però da questo a capire effettivamente come si crea come si genera un'onda elettromagnetica, come funziona un'antenna, come comunica un'antenna con l'altra e come si propaga nello spazio, diciamo, sono tutti i concetti che abbiamo affrontato e che abbiamo in qualche modo messo a base di tutta l'attività svolta durante questo progetto. E quindi siamo partiti dal cercare di capire, dare un senso, un significato a questa onda elettromagnetica, per poi andare proprio nel dettaglio di quelle che sono le onde elettromagnetiche specifiche generate da una stazione radiobase e quindi che tipo di frequenze, su che tipo di, perché ogni onda elettromagnetica ha le proprie caratteristiche, la frequenza, la lunghezza d'onda e l'ampiezza, sono tre caratteristiche che in qualche modo differenziano le onde elettromagnetiche le une fra le altre e le une dalle altre. Quindi l'onda elettromagnetica specifica di queste stazioni radiobase ha determinate caratteristiche, quindi abbiamo cercato innanzitutto di contestualizzare l'ambito in cui ci stavamo muovendo all'interno dello spettro elettromagnetico, che come vedete è quella barra colorata in alto che comprende tutte le frequenze, tutte le onde elettromagnetiche, dalle basse frequenze che sono quelle utilizzate per gli elettrodotti, per il trasporto di energia elettrica nei centri urbani, per poi arrivare alle radiazioni sempre non ionizzanti, alle radiazioni ultraviolette, eccetera. Come è fatta una stazione radiobase? Abbiamo spiegato ai ragazzi da che elementi è costituita, come funzionano queste reti, diciamo, queste reti di comunicazione. Quindi ci sono varie stazioni radiobase che suddividono il territorio in celle, quindi ogni cella ha la propria stazione radiobase, e queste stazioni radiobase comunicano tra di loro, quindi in ambiente introducono queste onde elettromagnetiche che poi portano al funzionamento di quelli che sono i dispositivi che ormai tutti abbiamo, almeno uno, forse più di uno. E sono presenti soprattutto in ambiente urbano, quindi hanno un impatto notevole dal punto di vista ambientale e anche visivo, perché poi l'impatto sociale, che poi è anche un aspetto, diciamo, che è stato trattato moltissimo in questi anni, viene influenzato molto dall'impatto visivo, perché poi, come possiamo vedere e come vedremo dalle misure, i livelli di campo elettrico prodotti in ambiente da queste stazioni radiobase sono
molto bassi rispetto ai limiti imposti dalla normativa vigente, però un impianto posizionato tipo questo che vedete nell'immagine in slide su un tetto di un palazzo, per chi vive di fronte, ovviamente ha un impatto visivo e di conseguenza anche a livello psicologico notevole. Abbiamo spiegato ai ragazzi come sono strutturate queste antenne, quindi i singoli elementi in grigio che vedete lì sono proprio le antenne, queste antenne singole che all'interno hanno una struttura di questo tipo. Questa è un'antenna a pannello aperta, dove dentro ci sono una serie di dipoli e questi dipoli emettono delle onde elettromagnetiche. Abbiamo spiegato ai ragazzi, anche per contestualizzare ancora di più questo argomento, come mai negli ultimi anni c'è stata una forte attenzione nei confronti di queste sorgenti, sia da un punto di vista di comunicazione a livello di mass media e sia anche a livello di controllo da parte degli enti preposti a fare questo. C'è stato un grande sviluppo a livello tecnologico, i gestori hanno portato veramente un'innovazione tecnologica sul territorio notevole. Siamo passati dalla prima generazione degli anni 80-90 alla quarta generazione che è uscita pochi anni fa e adesso in sperimentazione la quinta generazione, quindi si parla di uno sviluppo che in qualche modo ha consentito a questi dispositivi di fare sempre di più, di portare dei servizi innovativi come possono essere state le chiamate a voce negli anni 80, le videochiamate negli anni 2000, intorno all'anno 2000, la possibilità di vedere video, di usare internet, quindi tutti i servizi che comunque hanno portato alla richiesta di velocità, di una maggiore velocità nel trasferimento dati. Quindi si sono potenziati questi impianti e si sono diffusi sempre di più sul territorio, quindi andando ad aumentare quello che è il livello di fondo del campo elettrico in ambiente. I sistemi che si sono susseguiti negli anni sono essenzialmente questi tre, sistemi GSM, UMTS ed LTE. Ogni sistema è associato a un range, a un intervallo di frequenza. Ogni frequenza è associata a un'onda elettromagnetica. E quindi ogni sistema che vediamo installato sui tetti degli edifici utilizza una o più di queste, di questi sistemi. Una volta affrontato il primo step, che è stato quello di spiegare ai ragazzi gli aspetti teorici e il funzionamento a livello teorico di queste antenne, è stato quello di contestualizzare questi aspetti teorici nell'ambito normativo. Perché? Perché se noi vogliamo andare a fare una misura, la prima cosa che dobbiamo sapere è, uno, come fare misura, e questo ce lo dice la norma tecnica. Due, i limiti da rispettare, questo ce lo dice le norme radioprotezionistiche che sono vigenti nel nostro paese, e le normative regolamentano sia il processo di autorizzazione, quindi tutto quello che deve essere fatto pre-installazione dell'impianto sul territorio. C'è tutta una fase di analisi a livello di impatto ambientale, di impatto elettromagnetico, che viene fatta prima dell'installazione della stazione radiobase sul territorio attraverso dei sistemi, ovviamente dei software modellistici. L'impianto non esiste fisicamente sul territorio, ma viene immaginato, no? E viene concessa l'autorizzazione. Dopodiché, una volta che l'impianto è autorizzato, è installato sul territorio, c'è tutta la fase di controllo che viene svolta dalle ARPA, che sono le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, che implicano misure sul territorio. La normativa, vi ho riportato semplicemente una slide per farvi capire la sostanza. Scusate, la normativa ci dà dei limiti, ci impone dei limiti, due tipi di limiti essenzialmente. Il limite di esposizione, che ha un valore di campo elettrico che non può essere superato in alcuna condizione. I valori di attenzione, gli obiettivi di qualità, che sono valori che non devono essere superati all'interno di luoghi adibiti a permanenze prolungate. Questa è una cosa che è vigente solo a livello nazionale. Negli altri paesi del mondo
non ci sono, diciamo, delle normative così restrittive. Cioè noi andiamo a tutelare gli ambienti dove le persone vivono e soggiornano per più tempo, quindi è una specie di tutela in più per l'individuo. L'attività di controllo, come vi dicevo prima, è svolta dall'ARPA, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, attraverso sia soft simulazioni, quindi in fase diciamo autorizzativa, ma anche in fase di controllo, perché la simulazione può essere anche utilizzata, cioè il software può essere utilizzato in caso di verifica del superamento del limite, solo fino a che il valore, diciamo, calcolato dal software non supera il 50% del valore limite. Cioè se io devo andare a verificare se in un ambiente vengono rispettati 6 volt sul metro, valore di campo elettrico, se io col software specifico vado a simulare la situazione e trovo un valore superiore ai 3 volt sul metro, devi effettuare una misura in campo. Quindi sia simulazioni e sia misurazioni in campo. Con i ragazzi abbiamo svolto in campo una misurazione del campo elettrico, utilizzando un misuratore a banda larga, perché la misura può essere fatta sia in banda larga che in banda stretta. Il primo step che un operatore tecnico fa in campo è utilizzare la banda larga, un misuratore che ti rileva il valore di campo complessivo che tu trovi in quel punto di misura dove vai a effettuare la misurazione. La banda stretta è un argomento molto più complesso, che viene utilizzato nel momento in cui tu hai una situazione critica, quindi un valore di campo prossimo al valore limite, e noi per questa parte qui non l'abbiamo affrontato. Abbiamo affrontato soltanto la misura in banda larga, ma come vedrete negli esempi, diciamo, che ci sono capitati di posti e di luoghi di misura, la banda larga è stata sufficiente per stabilire che quel ambiente in cui abbiamo verificato il campo elettrico, bastava, diciamo, la banda larga per poter per poter verificare che quel sito fosse a norma, cioè in quel sito fosse rispettato il vincolo normativo. Da qui lascio la parola ad Alex, che vi illustrerà brevemente quello che è stato fatto proprio durante l'attività di misura in campo. Quindi, innanzitutto, per poter andare a effettuare una misurazione in campo abbiamo bisogno di informazioni a monte. Queste informazioni le possiamo prendere sia dal catasto elettromagnetico regionale nazionale, o eventualmente anche dai gestori dell'impianto e anche, diciamo, dalla competenza critica che ha un operaio vedendo l'area circostante e quindi decidendo dove piazzare il dispositivo per poter rilevare le misurazioni. E noi siamo andati, qui abbiamo un'ortofoto dove ci mostra appunto l'impianto, la stazione radio base sulla palazzina, e ha appunto 2 ponti radio e 5 antenne con servizi GMS e UMTS, e avanti il sito di misurazione dell'esterno, dove è al 7° piano di Viale Cesare Pavese. E siamo andati appunto a fare queste misurazioni dal balcone, dove appunto possiamo vedere la stazione radio base, e abbiamo apportato che le misurazioni sul balcone sono state effettuate secondo la normativa dei 20 volt sul metro, essendo che la profondità era inferiore a 1,4 metri e quindi non è dichiarato come luogo adibito a permanenza prolungata, e invece per quello interno abbiamo seguito la norma dei 6 volt medi, e in entrambi i casi abbiamo riscontrato valori nettamente inferiori alla legge. Quindi infatti nell'appartamento interno abbiamo riscontrato un valore di 2,24 volt sul metro, quindi ampiamente al di sotto dei 6 volt, e mentre sul
Qui abbiamo il grafico appunto dei valori riscontrati nell'appartamento. Invece fuori abbiamo riscontrato un valore di 4,77 volt sul metro, e sempre ampiamente al di sotto alla normativa. Le misurazioni sono state effettuate con un dispositivo NHT310 e con una sonda 01E che appunto aveva un range di frequenza dai 900 kHz fino ai 2100 MHz, mi pare. Le misurazioni sono state effettuate a 1,5 metri di altezza e tramite collegamento attraverso una fibra ottica ci siamo collegati con l'apparato per poter non influenzare, diciamo, le misurazioni. Esattamente. E in seguito siamo andati a fare altre misurazioni in luoghi pubblici, per esempio dei parchi, e dove abbiamo riscontrato sempre valori nettamente inferiori, anche dati dalla posizione, essendo terrena, e anche dagli alberi che comunque interferiscono con le frequenze e quindi attutiscono, diciamo, l'impatto dell'onda. E abbiamo anche qui dei grafici che ci presentano i valori, sempre nettamente molto inferiori rispetto alla normativa, che anche in questo caso è quella dei 6 volt medi, perché il parco, diciamo, è un posto dove si può dire che le persone ci passano più di 4 ore. E un altro grafico e niente, qui finisce la nostra esperienza, che personalmente quest'anno per me, che ho effettuato pure altre alternanze, è stata una delle più interessanti, sia come, diciamo, organizzazione, sia come argomenti che sono veramente interessanti, e sia come pratica, perché ci metteva a noi di fronte alle misurazioni, quindi è veramente interessante. Infatti vorrei ringraziare Marilu e Luisa per questa esperienza. Grazie a voi. Voglio soltanto aggiungere, infatti, il risultato, diciamo, finale, ci siamo anche molto divertiti a farla, è stata questa relazione tecnica. Proprio loro si sono messi nei panni di un operatore tecnico che deve andare a fare la misura, elaborare i dati, scaricarli dallo strumento, riportarli sulla relazione e fare, insomma, le proprie considerazioni, quindi sono stati in gamba. E poi abbiamo fatto vedere, così velocemente vi dico due parole sulla simulazione attraverso dei software. Abbiamo spiegato ai ragazzi come in qualche modo funzionano questi software di simulazione, tutti i programmi di calcolo, diciamo, che sono all'interno, e soprattutto quello che si può fare, perché è molto interessante capire che, mettendo all'interno di questi software dei dati che sono caratteristiche tecniche dell'impianto, caratteristiche dell'ambiente circostante, eccetera, si possono veramente avere dei dati di output molto, diciamo, anche dettagliati, ma soprattutto immediati anche nella lettura. Quindi è facile capire. Abbiamo preso un caso di una stazione radiobase per telefonia mobile, abbiamo fatto una valutazione, diciamo, ad esempio, e abbiamo visto che i grafici di output ci davano una lettura, diciamo, dei valori di campo presenti nell'intorno di una stazione radiobase, che poi, questa è un'analisi sul piano orizzontale, cioè sul piano orizzontale rispetto all'impianto, vedi che tipi di valori ci sono. In genere si usano delle leggende con dei colori, però puoi fare anche una valutazione puntuale, cioè dire: in questo punto qui io che valore di campo ho, e il software ti dà esattamente il valore di campo in questo punto. Oppure ci sono anche delle analisi sul piano verticale, che sono dei profili di palazzi circostanti. Questo è il palazzo dove è installata la stazione radiobase, e i ragazzi hanno anche capito, perché una delle prime domande che ci fecero fu: ma se ce l'abbiamo installata sulla testa fa più male o fa meno male? Cioè, siamo esposti, più esposti o meno esposti? Generalmente si è meno esposti, perché ci sta una specie di cono d'ombra, perché la stazione radiobase non è che emette verso il basso, emette in maniera orizzontale, perché deve comunicare anche con le altre stazioni radiobase. Quindi, proprio per una questione progettistica, è impossibile che si abbiano, diciamo, delle,
dei valori molto alti al di sotto. I valori molto alti si hanno a distanza minima oltretutto dall'impianto, quindi già a distanza di un metro e mezzo già non siamo più valori così alti. Quindi questi software ti permettono di fare un'analisi immediata anche a livello tridimensionale, e quindi diciamo è uno strumento in più che la stessa ARPA, diciamo, gli stessi operatori utilizzano per fare un'analisi diciamo preventiva in fase autorizzativa o anche in fase di controllo, se però i valori di campo sono inferiori al 50% dei valori limiti imposti dalla normativa. Finito.